Sì, mi fa molto piacere. Uscire con una sconfitta sarebbe stato veramente un delitto perché la squadra ha giocato veramente un ottimo calcio. Siamo mancati magari nell'ultimo gesto, quello del tiro in porta, a volte per sfortuna, a volte per dabbenaggine nostra, però onestamente per ciò che avevamo costruito, per quella che è stata così la presenza della squadra in campo, il pareggio credo che sia stato ampiamente meritato. Direttore, le scelte di Dionisi nella ripresa sono state illuminate perché l'aver messo in campo due, tre attaccanti e aver chiuso la partita con 5 punte ha portato il Venezia a pareggiare questa partita. Sì, è anche vero che in quel momento lì avevamo schiacciato il Pescara che si era messo anche a 5, quindi l'avevamo schiacciato, continuiamo a giocare con queste palle, ci mancava un po' di presenza in area di rigore e abbiamo messo un po' l'artiglieria pesante con Zigoni, Bocalone e Montalto e per fortuna il risultato è stato ripreso. Allora, la partita l'abbiamo analizzata in maniera chiara e precisa. Fabio, ti chiedo di levarti da direttore sportivo del Venezia, ma parlare da sportivo abruzzese. Mi dai un giudizio sul Pescara? Io credo, come avevamo detto all'inizio, il Pescara ha una buona organizzazione di gioco, su questa buona organizzazione ha la possibilità, la fortuna di avere qualche giocatore di grande qualità come Macini, magari oggi Galano un pochettino meno, però sono quei giocatori che riescono a impreziosire l'organizzazione di gioco, quindi credo che questa squadra possa tranquillamente fare il suo percorso, che è quello di ambire a un posto nei playoff, Molto diplomatico. credo che sia solamente alla sua portata, ma noi siamo contenti perché abbiamo fatto questa prestazione contro questo Pescara. Il Pescara di oggi, se è stato messo in difficoltà, secondo me è tanto tanto merito del Venezia. Direttore, invece qual è l'obiettivo del Venezia? Non ci venga a dire la salvezza, perché questa è una squadra che per esempio fuori casa ha perso solo a Crotone. Ci sono giocatori di qualità nel Venezia, manca forse quel salto in avanti per poter dare una svolta al campionato. Ma io fin dall'inizio ho detto che il nostro obiettivo era quello di creare una squadra che andasse su qualsiasi campo a giocarsela, quindi avesse una sua fisionomia, che non subisse la partita ma la facesse. Questo era il nostro obiettivo e dovevamo costruire questa identità partita per partita e possibilmente migliorarlo. Questo è il nostro obiettivo, domenica per domenica, sabato per sabato, partita per partita, cercare di migliorare nelle cose nelle quali ancora siamo deficitari e probabilmente questo è uno di quegli aspetti, cioè ci manca un pizzichino di concretezza. Se riusciremo a colmare questo gap, probabilmente possiamo pensare anche a qualcosa in più. Altrimenti sarà quello di continuare andare avanti partita per partita alla ricerca di migliorarci, alla ricerca di questa identità che abbiamo già trovato ma che va ulteriormente rafforzata e migliorata. Ti chiedo un'ultima cosa proprio sull'identità del Venezia, perché per 90 minuti vi trovavate con grande facilità, arrivavate prima sulle seconde palle, avete messo in difficoltà il gioco del Pescara. C'è anche un po' di demerito, secondo te, nell'atteggiamento del Pescara, perché il presidente Sebastiani ai nostri microfoni si è molto arrabbiato per l'atteggiamento della sua squadra. No, io credo che ci sia molto merito del Venezia, come ho detto prima io, più che demerito del Pescara, perché noi abbiamo questo tipo di atteggiamento, abbiamo sempre questo recupero palla molto molto alto che mette in difficoltà qualsiasi avversario. E forse il Pescara poteva in uscita in qualche situazione essere un pizzichino più concreto, andare a farci male laddove appunto noi eravamo un attimo sbilanciati, però complessivamente, ripeto, credo che la partita l'ha fatta il Venezia e se il Pescara non è riuscito a essere il solito Pescara, il merito va scritto ai miei giocatori. Direttore, per chiudere uno sguardo alla classifica, Benevento che rischia di fare in alto una corsa a sé, per il secondo posto ci sono tante squadre, così come per i playoff, ma mai come quest'anno vediamo una classifica così corta, un campionato molto molto equilibrato. Sì, c'è grandissimo equilibrio non solo nel campionato ma anche nel corso della stessa partita, quindi ogni squadra può fare risultato contro l'altra e questo è dovuto appunto a questo grande equilibrio che sta rendendo questo campionato molto bello. E dico, pur con tutta la forza che il Benevento ha, che il campionato ancora non è finito nemmeno per il Benevento secondo me dovrà ancora sudare perché c'è il girone di ritorno e il girone di ritorno in Serie B può cambiare tante tante cose.